Amici del tubo, buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di SimCity, città del futuro. Finalmente, dopo un paio di ore, siamo di nuovo tra noi. Ho visto un sacco di visualizzazioni per l'altro video, quindi sono molto contento che abbiate apprezzato comunque il mio video. Spero che continuerete a farlo. Allora, continuiamo subito la nostra avventura piazzando il comune qua giù. Tanto, scusate, se avete notato, ho anche cambiato lo stile grafico del gioco come novità. Intanto possiamo iniziare a battezzare la città, che non gli ho dato un nome, glielo darete voi con i vostri commenti. Mi piace avere tante visualizzazioni, ma voglio che commentiate. Ragazzi, commentare è veramente importante per me. Voglio che siate molto partecipi in questa nuova puntata, in queste nuove puntate. Fatemi per favore felice. Quindi vi lascerò a voi decidere il nome della città. Ok. Allora, facciamo i quartieri. Molto semplicemente, che però non abbiamo soldini, allora aspettiamo. Ragazzi, sono molto contento di aver ricevuto tante visualizzazioni. Ripeto, però, non abbiate paura, commentate, che chissà, magari è la volta buona che potrete dare un grande contributo a questo Let's Play. Sono sicuro che vi renderete tutti partecipi, saremo tutti contenti, ve lo assicuro. Allora, intanto, oddio, cosa è successo? Scusate, penso che ci sia un problema. È stato un attimo un blackout. Sì, scusate ancora, siamo tornati di nuovo in onda. Forse avrete visto la schermata che si era bloccata, purtroppo ci sono ancora un paio di problemi. Una cosa che non avevo notato, guardate, questa zona qui sono delimitate da quest'area qui, quindi significa che tutta quest'area qui verrà costruita da degli edifici. E questo qua è una cosa molto importante perché, mettiamo, allora aspettate, ecco, vedete? Se io costruisco con questa, che è una strada a densità media, arriva fino a qui. Se questa è una densità piccola, come potete vedere, arriva fin qua. Quindi, che so? So che la casa arriva fino a qui, quindi io qua non ci costruirò questo pezzo qui. Ne costruirò da qua in poi. Vedete? In questo modo le case riusciranno. Bene, in teoria dovrei fare così per ogni strada, ma secondo me è una rottura di scatole che non finisce più. Vabbè, come domanda industriale ci siamo. Cerchiamo di rimanere velocizzati. Vorrei cercare il più possibile di tagliare giù, perché ricominciare da capo non è bello. Per magari gente che aspettava la serie, ok, però rifarla ancora da capo, molte persone sicuramente questo non l'hanno forse apprezzato, ecco. Ok, perfetto. In teoria quest'area qui non è edificabile. Infatti, vedete? Qua non può essere edificata. Intanto abbiamo la petizione per costruire la fabbrica Omega, e fatemi anche sapere se volete la Omega come prima città. Allora, vediamo un po' qui la domanda: ultima industria in via Remerzi, come stai? Magazzino, deposito o alluminio? L'industria in via Merci, gli edifici commerciali. Il magazzino o il deposito commerciale, piazza più zone commerciali, costruisce un magazzino commerciale per aver più smerso di merci. Va bene. Allora, sempre via media densità.
strada dritta. Dritta. Bravo. Scusate. Troppo in giro. Ok. Cos'è che c'hai? La città si sta espandendo a vista d'occhio. Dobbiamo costruire una verticale. Ci serve una mega torre. Però, tesoro mio, per la mega torre, vada a trovare, ci vuole 120.000, che è un sacco di soldi. Sistema Fenrir insufficiente, addirittura. Ah, perché non c'è, è vero. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Quindi lo piazzeremo qua. Mi spiace contaminare quella zona lì, ma purtroppo non vedo altre alternative. Tanto fatemi sapere anche con dei commenti se vi è piaciuto il fatto che ho abbandonato l'altra serie. Fatemelo veramente sapere, perché il vostro, la vostra opinione è, molto, molto, molto importante per me. E ripeto, voglio che siate partecipi questo giro, eh. Non siate timidi, nessuno vi mangia. Anche perché non ho fame di umani, io. Fame di umani. Allora. Basta che mi commentate intelligentemente, non mi servono i commenti tipo non bacio, lo so che sono non bacio, però faccio senza risaperlo. Un sindaco per fare avanzare Boston Basin, che voglio che siate voi a decidere il suo titolo, verso il futuro abbiamo bisogno di lavoratori ad alto reddito che conduca ricerca per scoprire nuova tecnologia. Il primo passo al suo brillante futuro è attirare lavoratori benestanti. Che cosa ne dici, sindaco? Facciamo l'accademia? No, dai, non, qua non ci voglio fare l'accademia. Perché comunque c'è quest'area qui, c'è quest'area qui e c'è il petrolio qui. Quindi sarei più propenso a fare un Omega Coqua. No, il dottor Wu sapete bene chi è, l'abbiamo già visto in un paio di episodi fa. Allora, io direi che è venuto sicuramente il momento di edificare tutta questa zona. E per edificarla, tanto dobbiamo fare i quartieri sicuramente a medio livello. Dai. Perfetto. Poi ci voglio piazzare sicuramente questo, così vi faccio vedere come cambia drasticamente il... Opla. Bene. Faccio vedere come cambia drasticamente l'estetica della città. Guardate, intanto, se ci avete fatto caso, guardate il dettaglio della strada che è cambiato. Guardate che figo. Direi che questa sta diventando una città futuristica. Bellissimo. Anche i pali, guardate che belli. E questo è il centro atletico Frisbee, che è futuristico. Qui è tutta una zona a media densità, perché come potete vedere c'è una domanda abbastanza alta di media densità. Poi ci mettiamo qui un'altra area. Ok. E poi ne facciamo un'altra. Sovrapposizione stradale addirittura. Ok, adesso però lo prende. Ok. Cercherò, ripeto, il più possibile di espandermi. Ci sono più lavoratori al posto di loro. Espandi la zona commerciale e industriale per attirare nuovi turisti. Sì, per avere più introiti. Va bene. Allora, io direi che questa zona qui la smantelliamo. Facciamo spazio ai negozi. Lì. Tanto come potete vedere funziona perfettamente. Tutti fanno shopping al superstore, vengono, propongono offerti gay per acquisto di grandi scatole, calzini, bottiglie, acqua cartigenica, insomma un supermarket. Che esattamente deve essere questo. Tra l'altro mi sembra anche futuristico, giusto? Sì, ed è futuristico.
infatti, come potete vedere, è cambiato esteticamente. Guardate le case che sono cambiate esteticamente, con la parabola qui, le macchine, avete visto? È carina questa espansione. Ci voleva qualcosa di questo calibro, diciamo. Lui dice che bisogna di altre aree, va bene, te ne costruisco altre. No, dobbiamo cominciare a pensare ai servizi. Servizi che iniziamo subito a piazzarne tipo uno qui. Così. Spero che... Ah, il comune deve diventare municipio nella regione. Ok. Poi il secondo passo è sicuramente costruire la clinica. Infatti vedo che qua è già la situazione più grave. Poi la polizia e poi la scuola. Si va in ordine, in ordine. In teoria adesso io dovrei costruire anche la discarica. Però dato che comunque è presto. Sì, adesso chiedo un prestito, così per velocizzare ancora di più le cose. Sì, perfetto. Costruiamo una clinica e la andiamo a costruire tipo... Qui? Lì. Perfetto. Poi ci facciamo il suo bel cartello. Perfetto. Tanto qua aumenta la media densità. Ehi, sindaco, Burton Basin. Non è la città, il nome della città lo sceglierete voi. Ha un aspetto davvero futuristico. Puoi rendere ancora più futuristica? Cosa ne dici di piazzare nuovi edifici futuristici in città, come nuovi parchi futuristici, una stazione di pompaggio dell'acqua, eccetera, eccetera, eccetera? Rendi futuristici ancora più difficile fare un mucchio di soldi, cosa ne dici? Ci sto. Rendi futuristici più difficili di quanto tu non abbia mai fatto. Consiglio, il tuo ultimo record è stato 58 edifici futuristi, addirittura. Finora questa missione ha reso zero edifici turistici. Vabbè, ma mettendoci in teoria i... Allora, intanto facciamo così. Teoria, se ci metto tipo oddio, mi sono impappinato, ragazzi. Niente, fa lo stesso. L'importante è aver capito. Comunque, questa è sostanzialmente zona residenziale commerciale. Questa sostanzialmente è la zona industriale, che sta andando perfettamente. Vedo una grandissima domanda commerciale. Intanto vediamo cosa vuole l'Omega Co. Sindaco Usfa, la Omega Co in continua espansione a Burton Basin. Ancora, non è Burton Basin. Sembra la città perfetta da vendere Omega. Oh, ragazzi, faccio cagare a leggere. L'industria sta sgominando per mettere le mani sull'Omega. Costruiamo una fabbrica e inizia a produrlo. Se ne consegniamo abbastanza le fabbriche, vogliamo capire se facciamo imporre le tasse. E io ti dico che ci sto. Ci sto, ci sto, ci sto. E ci sto. Proviamoci un amplificatore e mettiamo questa sera con energia pulita. No. Mettiamoci questo. Il calcalo te lo concedo. Per fare Omega Co. No. Questo potrei già farlo. Che cosa facciamo? Lo faccio? No, devo rimettere a posto il conti, boh. Però non me la faccio. Non la faccio lì. Tipo la faccio qui. Sì, boh. Sappiamo già cosa fare. Intanto guardate che bella che è questa vista. Dunque. Bene, bene, bene.
Qual è il problema? L'attività commerciale non è sufficiente con un fattore del reddito medio. Ok. Facciamo tipo così. Aspettate, allora, aspettate. Arriva fino a Quindi, questa strada ci starebbe però solo. No, va bene, questa strada può andare. Perché comunque dopo quando si espanderanno ci avranno questo tipo di espansione. Devo giocarmele meglio queste cose qui, perché in effetti non è molto chiaro. Cioè ci piazza uno di quello, ma do. Mi va bene così. Ci piacciono solo quei due perché c'è solo questo. Se no c'è il base, natura non c'è niente, c'è la piazza, ma la piazza è già a livello 3. Boh, abbiamo già completato una missione, questo mi rende molto felice. Tanto vedete che ci sono dei puntini sopra le teste delle case, perché vuol dire che si stanno espandendo in futuro. Guardate il reddito basso, che schifo di casa che hanno. Non capisco nemmeno come fanno a stare 6 persone in una topaia del genere. Vabbè. Tanto guardate, stanno costruendo le case del futuro con i frigor giganteschi, tipo. È il coso dei trasporti. Proprio dei traslochi. Bello. Bello. Piace veramente tanto, ci voleva qualcosa di simile. Allora, iniziamo ad avere dei problemi, problemi troppo legati alla salute. Rendi futili di 100 negozi, case, fabbriche e basso reddito nella tua città. Questo purtroppo il problema ci sarà sempre, sempre, nelle cliniche. Qui invece che cos'è che c'è? Questa è un'opportunità unica per dare a molto molto trucco distintivo. Un parco mongolfiere sembra una cosa. Sì, un modo bizzarro di dire sì. Pensaci su, sindaco. E io direi di sì, ma nel prossimo episodio. Allora, vi ricordo, signori, che nel prossimo episodio Omega Co sarà con noi. Lo mettiamo un po' ferma la situazione. L'Omega Co, sì. E che dire? Direi che per il momento siamo a posto così. Ah, decidete il nome della città, commentate, decidete il nome della città. Prossimo episodio finiremo questa città del tutto. Adesso io non voglio espandermi non sto facendo il gradasso, espandermi velocemente, però ho visto che l'ultimo, diciamo, episodio non l'abbiamo finito, quindi ci terrei veramente tanto a terminare questo let's play, almeno nel più breve tempo possibile. Comunque sono 7 le città e 7 sono veramente tante. Quindi io direi che per il momento, e solo per il momento, ci vediamo al prossimo episodio di Sim City Cities of Tomorrow. Mi raccomando, se vi piace un bel mi piace, se non vi piace mettete pure anche un non mi piace come volete. Iscrivetevi se volete. Io ho visto, sono già stati una decina di iscritti nell'ultimo periodo e sono molto contento e vi ringrazio. Lasciate un bel commento. E se vedo presto.